Allora, tra 2 giorni finisce questo 2023. Cosa abbiamo combinato quest'anno? Cosa avete raggiunto? Cosa ancora avete da raggiungere? Per me è stato un anno stupendo, un anno pieno, pieno di cose belle. Ci sono state anche delle sfide nella nostra vita, nella nostra famiglia, però già, siamo qua ancora, abbiamo un lungo tempo o il tempo che Dio ci vorrà, ma non stiamo a pensare quando sarà l'ultimo giorno. Viviamo questo giorno come se fosse l'ultimo giorno della nostra vita. Allora, l'obiettivo di questo video perché cos'è? Ho preso un argomento che penso che veramente può aiutare a tantissime persone. Veramente. Allora, come sapete, io sono una mamma di 4 ragazzi, 3, sì, alla fine la Cristina è già grandicella, di 4 ragazzi. La mia vita è stata un po' su giù con tutte le problematiche, con tutte le cose che sono successe nella mia vita, che io avevo perso sicuramente l'ottimismo di pensare a me, di pensare a anche nell'ambito lavorativo, anche nell'ambito personale, come coppia, era sballato tutto. Grazie al cielo ci stiamo riprendendo di tutte queste sfide e penso io, ma perché ho avuto tutte queste sfide? Veramente per mancanza di conoscenza e quindi do la colpa a nessun altro, do la colpa a me. Sì, mancanza di conoscenza in tantissime cose, però vabbè, questo è il passato. Il passato non ci deve trattenere per avere un futuro migliore. E quindi, dicevo, allora, sicuramente noi umani, sì, a volte pensiamo, ok, inizia un anno nuovo, facciamo nuove, faremo nuove cose, faremo altri, sì. Scriviamo magari, o magari non lo scriviamo nemmeno, ma ci pensiamo quali sarebbero gli obiettivi per questo 2024. Ma vi consiglio prima di tutto, sì, scrivete le vostre mete, scrivete il vostro obiettivo. Questo sicuramente farò un altro video dove vi insegnerò quello che ho imparato io da quello che sto studiando. Come vengono fatte queste cose e come funziona questo. Adesso io vorrei semplicemente concentrarmi su una cosa, sulla vita personale di ogni donna, anche perché non lo so se ci sono anche gli uomini, perché no, ragazzi, ragazze, noi dobbiamo darci un valore, perché noi valiamo tantissimo, ognuno di noi ha un valore enorme che non avete idea, e questo valore chi che ce lo dà? Lo diamo noi stessi. Sì, noi siamo nati veramente, siamo una macchina perfetta, una creazione di Dio. Allora, ma cosa stiamo facendo con questa macchina? Cosa stiamo facendo con questo corpo che Dio ci ha donato? La cosa più triste che è stato, una delle cose più tristi, diciamo, nel livello fisico, che io non ho mai pensato nel mio fisico, non ho mai pensato. Cosa mangio, cosa mi metto in bocca, bastava mangiare, bastava che la pancia piena, anche estra, estra piena, senza pensare le conseguenze. Io un po' questi ultimi 2 anni un po' ho sofferto un po' di coliche, di fegato, così che io ho detto, boh, sarà l'età, no? Non è che ho 150 anni, però ho detto così. Ma ragionando su tutte le cose e tutto il mio sistema di alimentazione, ho detto, ma quando io mangio un po' meglio, sto meglio. E allora, c'ho una fortuna io su questa cosa, c'ho una bellissima fortuna che c'ho mio figlio che lavora su questa cosa, sulle diete, sul fisico, sul fitness. E quindi lui, non dico che lui non è stato mai invasivo su queste cose, ma ci ha sempre consigliato a tutti noi, alla nostra famiglia, di mangiare un po' meglio, di magari fare una routine di esercizio, di andare in palestra, magari sì c'è la possibilità di farlo.
Io non avevo mai preso in considerazione questa cosa perché sentivo, ah sì, non ho tempo, sì, lo farò. Ho procrastinato tanto, tanto questa cosa. Non che un giorno ho detto sì. Non era un lunedì, non era un 1º gennaio, non era un 1º del mese. Adesso non mi ricordo nemmeno la data, più o meno 2 mesi fa ho detto, oggi comincio. Niente, dieta nutrizionista e cominciamo. No, una cosa che sì, sicuramente ha aiutato me e anche mia figlia che ha intrapreso questo percorso bellissimo, è essere determinati. A me quando mi incaricano di fare una cosa o io devo fare una cosa, a me piace farla, o la faccio bene o non la faccio. E proprio questa determinazione l'ho sempre avuta, grazie al cielo, sempre anche da giovane. E quindi questo ha aiutato moltissimo a che io cominciasse questo sistema di alimentazione sano, sì, ho detto, però a dire la verità, guardate com'è la mente, ho detto, ma chissà se funziona, no? Non sono state tanto positive in questa cosa, però ho detto, dai, proviamo. Ho cominciato a provare a mangiare bene e non è che soltanto io non ho mai avuto coliche da nessuna parte, non ho avuto male, non sono stata mai male con la pancia. E mio figlio dopo qualche settimana mi fa, mamma, secondo me te qualche peso hai perso, vai a pesarti. Io ho detto, ma se io non scendo. Io pesavo 82 kg, 82. Sono andata a pesarmi, pesavo meno 5 kg. Io ho detto, ma davvero, allora funziona? Ma certo che funziona, soltanto che la mia testa era così dubbiosa, no? Allora, una cosa che io me ne accorgo, cioè adesso, no? Allora, io non è che ero cicciona, non so se si può dire, no? Perché, cioè, se io sono cicciona lo dico, non lo so. Sì, chi ha problema di peso, a volte sì, è un po' delicato dire, però io non ero tanto, diciamo, obesa, però avevo troppo, troppo peso, comunque, per la mia altezza. E io, le persone che mi guardavano, anche la mia famiglia, le amici e tutto, io ho detto, ma sì, io sono un po' grassa. Ma no, te sei alta. Mi ricordo su questa cosa sempre, te sei alta, quindi non ci si vede. Sì, beh, non è che sono 1,90, io sono 1,70. Diciamo che della media dei latinoamericani, io sì, diciamo che sono letteralmente alta, sono 1,70. E quindi te sei alta. E quindi con questo te sei alta, quindi non ci si vede, è vero, non si vedeva tutto questo coso, però ragazzi, io quando adesso guardo le mie foto, i miei video di 3 mesi fa, cioè l'altra volta parlando con mia figlia, ho detto, noi andavamo in giro così e non ci vergognavamo, no? Per scherzare tra di noi. Ma veramente, cioè, io avevo tutt'uno, avevo tutta ciccia, no? Ma mi ero già abituata, andavo in giro così, senza pensare, senza pensarci, io sto bene. Ogni tanto mio figlio mi fa, non vi fa qualche senso di avere un po' più di peso? No, io sto benissimo, io posso andare ovunque, posso chiedere qualsiasi cosa a qualsiasi persona, io sto benissimo così. Ma sicuramente uno sta nella zona comfort, non fai niente. E mangi quello che vuoi, alla ora che vuoi, perché io veramente ero molto molto golosa. Eccolo sì. Ho c'è un marito che è pasticcere, ogni tanto mi portava dei vassoi pieni di dolciumi, e qui a casa mia nessuno, compreso mio marito, nessuno è goloso. Chi lo mangiava, tutto questo vassoio? Lei. Si mangiava tutta questa cosa e quindi non stavo a guardare le calorie, non stavo a guardare, no, non guardavo niente e basta. E la cosa più triste, diciamo, che adesso lo vedo un po' triste, penso, pensate, io facevo molta, ma molta fatica a trovare i vestiti. Nel senso che con questo fatto te sei alta, beh, quello sicuramente sì, qua non è che troviamo tante cose per le persone un po' alte, però più che altro perché io sono un po' alta e un po' grossa, e quindi io, pensate, mi arrabbiavo con i negozi,
Ho detto, ma perché cosa? Io non trovo niente lì. Io sapevo già, tipo, io sono a Rimini, che lo sapete, se vado al centro commerciale, che è il più vicino da qui, alle Befane erano soltanto uno di sicuro dove vendono le robe, i vestiti extra large, sì, comode, le taglie comode. E poi ogni tanto al Terranova andavo, avete presente che mettono il mucchio di pantaloni o di magliette, però il sotto c'è l'XXL a volte non li trovi. Quindi io facevo così che quelle di sopra non li guardavo, perché ovviamente erano piccoli, andavo giù e tiravo fuori. No, l'ultimo l'L, quindi niente, quel negozio no. Io dicevo, ma perché questi non li fanno tutte queste taglie? Ma perché non li fanno queste misure? E per cui io non potevo comprarmi dei vestiti carini, sì, non potevo permettermi magari una maglietta che magari era alla moda o magari che mi piaceva, no, quello che mi stava, a parte con i piedi, con i piedi, beh, non ho, poveretto, i miei piedi sono grandi, non posso fare tanto, però me ne sono accorta che adesso che ho perso tanto peso, anche i miei piedi ovviamente non sono cicci e quindi si sono un po' ridotti, quindi penso che avrò anche meno problema con le scarpe. Quindi, pensate, è questa cosa che io dicevo, ma perché non le fate queste misure? Ma non ho pensato, Marisol, perché non perdi un po' di peso e puoi andare a qualsiasi negozio e puoi comprarti quello che ti piace, quello che vuoi, no? Non che ho iniziato tutto questo percorso, piano piano vedevo che scendevo. Cioè, alla fine adesso ogni settimana perdo 1 chilo. Ragazzi, da 82 kg io ne ho perso 12 kg. 12 kg. Quindi, dicevo, io adesso io c'ho la maglietta della Barbie. Non sono una Barbie, no, non sono mai stata nemmeno, se mi metto un po' in piedi per farvi capire, no, c'ho un po' di ciccia ancora. Però io questa cosa non la potevo. No, non la potevo, anche le gambe e tutto. Io, cioè, di farmi un selfie o di farmi magari una foto, così io sempre ero chi mi mettevo dietro, sì, magari che si vedeva questa parte qua, o farmi io una foto così, adesso mi faccio una foto o la pubblico, no, perché non mi piacevo. Non mi piacevo, però non facevo niente per piacermi. Da adesso che io ho cominciato a vedere i risultati, perché quando ci si lavora su un obiettivo si vedono i risultati, non c'è niente da fare. Cioè, se te fai una cosa per bene, i risultati li vedi, non c'è niente da fare, è come la legge della gravità. Cioè, o cade, cade, cioè, non è che rimane lì nell'aria. Te fai una cosa, intraprendi una cosa, falla per bene e i risultati ci sono, assolutamente. E quindi dicevo, adesso io sono molto 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 contenta per questo fatto. E quindi adesso i negozi, sì, i negozi, io posso entrare a qualsiasi negozio che io voglio. Guarda che a volte mi commuovo un po' di questa cosa, perché io dico, mi sono trattenuta di tante belle cose per questo fatto che io non avevo intrapreso una strada per bene, per il mio bene, per la mia salute, anche per stare bene con me stessa. E qualche settimana fa, prima di Natale, mio marito mi ha detto: dai, andiamo a comprare i vestiti per Natale con mia figlia. Siamo entrati, non mi ricordo se era l'OVS o qualsiasi, che quei negozi io li guardavo e basta. E è stato per la mia prima volta dopo tantissimi anni, 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 che ho avuto il piacere di dire alla commessa: quello mi sta grande. Pensate, e tante cose che mi provavo mi stavano grandi. Io questa cosa, quel sentimento non l'avevo provato da tanto tempo. Ma sarà un po' assurdo, dite voi, no? Però magari chi è in questa situazione, io veramente col cuore posso dirvi questa cosa. Se avete questo piccolo problema, potete soluzionare. A parte che sì, ci sono dei problemi di salute molto gravi, molto complicati, però ci sono i professionisti che vi possono aiutare. Però se non avete problemi di salute, soltanto avete magari questo, come io che ero golosa o come io che non pensavo in queste cose, e magari non vi sentite bene con voi stessi, a volte vi sentite anche in queste insicurezze,
anche con la coppia, magari, no? Perché ci possono essere anche per questo motivo dei problemi. Provate a intraprendere oggi, perché no? Da oggi, magari dal 1º gennaio, però più presto possibile. Fatelo e provate questa gioia che sto provando io. Adesso cosa ho fatto io? Tutti i miei vestiti extra, extra large, sì, perché io avevo i vestiti che mi mettevo io, noi con i miei figli lo chiamavamo i vestiti socoplò, perché te lo mettevi così come un sacco. Io quindi mi compravo, pensate, questa maglietta, sì, me la sono comprata adesso, perché sono tornata dalla palestra adesso, che questo è un altro fatto, quindi io dovevo registrare subito. E quindi mi compravo delle cose che erano molto larghe in modo che non mi si vedeva le cicce, e quindi io stavo un leggings, una maglietta così larga e camminavo tranquilla. Quindi mai una magliettina attillata, mai un pantalone con la cintura, no. E allora, come dicevo, ho buttato tutto, ho buttato, ho regalato, ho buttato nella Caritas tutti questi vestiti orribili. Che per me erano, a me non mi piace, cioè, dicevo io, non è che dovevo essere bello, dovevo essere comodo e basta. Non importa se era bello o non era bello. E invece adesso io sto cominciando a ricomprare le cose, vado anche al mercato, ragazzi, anche al mercato vado, vedo un pantalone, una maglietta, dico, oh, che bella. E cioè, mi sta, ma certo che mi sta. La prima volta che siamo andati con mia figlia alla Jussi, siamo andati al mercato, vi ho visto un pantalone, pensate, a stampa d'elefante. Cioè, io grassa con queste stampe d'elefante, cioè, non me la sono mai messa. E con una magliettina, e mia figlia mi fa, provatela, mamma. Io ho detto, no, no, cioè, io sempre mi rifiutavo a provarmi le cose perché dicevo, tanto non mi sta. Beh, sono provato questo pantalone, che questo pantalone mi stava, io sono rimasta veramente, ho detto mi sta, e mia figlia è tutta contenta, mi ha anche comprato, pensate, anche ricevo i regali, il pantalone, la maglia attillata, che me lo mettevo dentro il pantalone. Allora, piano piano mi sto ricomprando dei vestiti che mi piacciono un botto, che ho sempre voluto averli, ma non mi stava, non c'erano i negozi che li facevano così grandi, negozi normalissimi, no? E quindi dicevo questa cosa a voi ragazzi, a voi mamme, a voi donne, a tutti quanti che magari avete questo piccolo grande problema, vi consiglio veramente di prendere la vostra vita in mano ed è fare cambiamenti, cambiamenti perché i cambiamenti portano bene, cambiamenti buoni. Quindi io sto cambiando tantissimo il mio mindset, sto cambiando il mio fisico, ho cominciato ad andare in palestra, questa è un'altra cosa, io non sono mai andata in palestra perché sì, cioè, sì, non ho il tempo, perché mi annoio, perché sta cosa. Io ho sempre stato appassionata, sono stata sempre appassionata di pallacanestro. Qua purtroppo non ho mai trovato una squadra così da senior da fare, quindi ho detto no, mi annoio. Mio figlio, sì, lui mi ha aiutato, ha detto dai, mamma, andiamo. Quindi abbiamo fatto palestra anche stamattina, infatti, e quindi c'è un relax e poi i muscoli, perché anche mi sono accorta che, visto che ho perso tantissimo peso, quindi la schiena non sta tanto dritta, quindi ci devo lavorare su questa cosa. E quindi si può fare tutto, ragazzi, si può fare tutto, tutto è possibile, tutto, non c'è nessuna cosa che non sia possibile, cioè sicuramente per la morte, diciamo, non c'è un rimedio per la morte, ma per tutte le altre cose lo potete fare. E quindi veramente vi auguro un anno bellissimo, pieno di obiettivi, pieni di mete e pieno di cose belle per voi. So che ce la potete fare, ce l'ho fatta io. Sì, sto facendo tanti cambiamenti anche nell'ambito lavorativo. Questa è un'altra cosa che ne parleremo dell'ambiente lavorativo. Ok? Quindi un bacione a tutti e spero che veramente sia stato di aiuto a chi vuole intraprendere delle belle cose nella vostra vita. Un bacione, buon anno, ragazzi, buon anno e tantissime belle cose. E ciao, alla prossima!